Ciao a tutti ragazzi, sono Sgaragaro e vi do il bentornati sul mio canale per un altro episodio di Hearthstone, un nuovo mazzo da una nuova espansione. Mazzo di oggi, Tempo Priest. Tutti vanno di Galakrond, Control, Dragon, bla bla. Tempo. Perché tempo? C'è qualche cartina nuova che fa il salfato suo. O un mana 1-4, facilmente buffabile. Carte carine. Abbiamo tipo roba del genere di questa, Power Fist, da meno più 2 più 2. Lo riporti alla fine, lo riporti a full vita alla fine del tuo turno, di questo turno. Non male anche questo. Poi abbiamo aggiunte tipo il Gift of Luminance, che da Divine Shield summona una copia 1-1. Il Brittleborn Destroyer, questo qua vabbè è una remover ragazzi, non c'entra un cazzo con i buff, però serve sempre. Poi abbiamo l'Ai, come si chiama? Ai Habbes Alura, che dice Spell Burst, casta una spell al tuo mazzo, possibilmente targettando questa carta. Noi nel mazzo bene o male giochiamo solamente buff, oppure tutte carte che servono a buffare i propri minion. Il peggio che ci può succedere è che ci piove sopra un renew e ci fa discoverare una spell che non è proprio il massimo. Però bene o male ci sono parecchie carte che possono andarci sopra. E soprattutto giochiamo anche la nuova carta, Devout Pupil, che è un Divine Shield Taunt che costa 1 in meno per ogni spell che è stata lanciata su un friendly character, quindi anche al vostro eroe. Quindi se usate renew su voi stessi per curarvi, conterà anche per questo. Quindi il mazzo è relativamente semplice da capire, un tempo, calate giù pezzi, traddate, andate in faccia e vincete le partite. Quindi andiamo a testarlo immediatamente, spero di darci un po' di speranza, quindi Tempo Priest ragazzi, let's go! Air Warrior, Flo. Già beccato come si chiama Flo. Andiamo con una mano 1-4, speriamo di pescare qualche buff. Apoteosi, roba varia. Is anyone lost? Cominciamo a picchiarlo come se non ci fosse un domani. Oh, sarà probabilmente un control o un big warrior. Mi preoccupano entrambi, anche perché un tempo magari si prova a tenersi un'unità full vita per provare magari, che cazzo ne so, evitarsi l'execute. Ora l'execute che c'hanno non ha più quella cosa lì. A little help, please! Che palle! Sbagliato. Ah, volevo curarlo, pensavo avere il mana. Ho cappellato di brutto. Ouch. Oh, magari non c'ha l'execute, eh? Ci va di culo, forse. O la brawl. Mannaggia. Però è rimasto il minion quello ciccione. Guarda, io per non saperne leggere né scrivere, cioè. Così a occhio mi sembra forte come giocata. Poi non vorrei sbagliarmi, eh. Oh, fuck. Ok.
Vabbè, ma così a occhio, onestamente. A little help, please. Magari non ha un'altra brawl. Non ce l'aveva un'altra brawl, è stato bittato duramente con sta roba. Ah, bello. Bonus 4, bonus per 2, andiamo 4? Mamma mia. Cthulhu. Platinum 3. Mamma mia. Druid, Ahsoka. Un po' più brutta questa mano qua, spero che non rampa troppo. Sempre se è un rampo, ovviamente. Per raggiungere una bestia costa 2, costa 3. Tra l'altro ha sicuramente una giocata, quindi questo devo calarlo per far qualcosa. Un crocolisk. Beh, noi ovviamente curiamo sto affare qua. I'll take you with me. Ovviamente questo in combo con questo è tanta roba, eh. Holy shit. Learn obedience. No, magicamente è un 4-8 e mi piace parecchio come cosa. Se non mi killa questo, Gift of Luminance qua sopra senza mago penso. Oppure no. Anche un Power Infusion farlo diventare bello ciccione a... il suo perché. Fuck. Beh, ma io... senza pensarci due volte continua a fare a schifo sto affare, cioè. Bam. Prossimo turno andiamo anche di questo, cioè Psych Split, proprio cazzo duro. Qua abbiamo una removal grossa. Ma andiamo di cattiveria! C'ho l'ital così il turno dopo in caso. In caso quasi, cala così gigante ci abbiamo... Oh no. Oh. Cioè, ironicamente, però, vedete che roba ha tirato fuori sto qua, cioè, ma siete pazzi? Tradare non mi pare il caso, nonostante siano tanti danni, cioè a meno che una Bloodlust per qualche strano morì. Sì, bravo Bloodlust, volevo dire.
Savage Road per qualche strano motivo. Oh fuck. That's bad. Ok, me ne potrà dare uno forse. Ma Alex qua non ha charge o roba varia. Perché secondo qua c'è ancora l'attacco? GG? Ok. Poi? Time waits for no one. Mi piace, quando c'era così è bello, per carità. Mi piace tantissimo. Picchia come un disgraziato sto mazzo. Deathwing. Hunter! Questo per ora è tutto bad. Così andiamo con ciò manco il coin. Non è proprio una bella mano questa, eh. Per niente. Coin. Oh, però com'è che ce l'hanno sempre sta cosa qua? Cioè, pazzesco. Qua ci sono della spella due mana che fa tre danni a quell'affare, teoricamente. Fai face, per piacere. Cioè, fai hero power. Lasciami sto affare che fa già schifo come mano. Cos'è? Dormant. Fa male sto affare comunque. Cos'è quello? Fuck. C'è sta fare qua che entra in battaglia che mi fa tre danni dei minion. Raise dead. Ah, il problema è che questi qua attaccano. Questa è dura perché non c'ho roba. Però, c'è un però, se per sbaglio questo muore. Bello, Power Infusion, molto bello, ma non quanto volevo. Proviamo a mitigare un po' di danno perché qua sto nella bratta totale. Ma questo va qua, questo va qua.
strada con questo. Ok. Questo lo facciamo dopo perché non ci piace. Un altro di quelli. Come la vedo difficile questa partita. In realtà la mia vita è bassissima. Cioè, o mi esce fuori qualche miracolo strano. Non quello di certo. Ok, qua c'è un drago. Ok, me lo può traddare. Questo è un drago. Spero che non sia quello che distrugge minion, che non peschi un altro drago adesso. Però non è valido così, eh. Questo è un top deck un po' forte. Un po' troppo forte per i miei gusti. Però questo non è il drago che killa, allora. Mi fa 7 danni. RIP. E qua mi è partito troppo in di botto. Io non c'avevo veramente un cazzo in sta partita. Shit happens. Shit happens. Però bene o male, come vedete, il mazzo non è tanto malvagio. Cioè, se l'op non fa un cazzo, pesta come un disgraziato. Dov'è il tracker che lo leviamo subito? Intanto via. Dicevo, se non fa niente di che vi lascia giocare, fate delle porcate senza senso. Ovviamente, quando cominciano a tradarvi dal primo turno tutta la roba e farvi danni assurdi, è un po' difficile uscirne, però, ragazzi. Hearthstone, non ce la lamentiamo. Per un dal mazzo, anche questo, vorrei dire che costa relativamente poco, però... direi forse delle bugie, due leggendarie, epiche varie... Non proprio free to play, diciamo, però in confronto tipo a un Gala con Priest se la gioca di più come economicità. Se volete provarlo, provatelo pure, secondo me è abbastanza ignorante da poterci divertire un pochettino, almeno ancora adesso che non abbiamo un meta stabilito, poi più avanti staremo a vedere come andrà in vita. Io ragazzi adesso vi saluto, grazie per avermi seguito anche oggi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, spolliciate e iscrivetevi al canale attivando la campanella. E come dico sempre ragazzi, alla fine del video, ci vediamo domani per un altro video. A domani ragazzi, ciao ciao.